quello è il bello. Vai, domani, quando vuoi. Allora, ecco, ti aspettavi di poter tornare a Foggia? Beh, un bel ritorno per me, sinceramente, non me l'aspettavo. Poi sono stato chiamato in causa, siamo dopo il fallimento che riparte dalla Serie D a Foggia, e quindi mi sento mi sento chiamato in causa e sono contento per questo. C'è un gruppo simpatico, tanti compagni simpatici, che scherzo, c'è un bel clima, là. No, siamo sia amici fuori che in campo, ecco perché infatti secondo me me la vogliono far fare l'intervista. Senti, il ruolo di esterno nel 4-4-2 di Padalino, che poi non è un 4-4-2 vero, tende a diventare qualcosa di più in fase offensiva, no? Comporta qualcosa di differente per te? No, io penso che alla fine nel mio ruolo io faccio il mio, in fase difensiva, e poi è una tattica che lui predispone molto all'attacco, quindi cerco di spingermi anche in fase offensiva. Questo inizio di campionato, come l'hai visto, come lo stai vivendo? Io penso che è stata una partita molto, a Santa Maria Capovetere è stata una partita molto positiva. Non era facile, perché comunque loro hanno una buona squadra e invece abbiamo fatto una buona prestazione. Poi in casa purtroppo abbiamo avuto un piccolo arresto, però sinceramente anche contro il Francavilla abbiamo fatto una buona prestazione, anche se siamo stati un po' sfortunati in tutte e due le partite in cui ci sono stati due Eurogol e ci hanno un po' penalizzati, però dobbiamo continuare sotto questa, con questa voglia, con questa propositività. Subito due derby adesso, i primi due della stagione, tu da foggiano come li vivrai, soprattutto quello col Taranto? Ma Taranto è una bella partita, credo che tutti vorrebbero fare questo derby, anche se la categoria sicuramente non è la cima della Serie D. Sicuramente avremo voglia di rifarci dopo questa sconfitta e di portare almeno un buon risultato a casa. Senti, adesso ti puoi vendicare. Tutte le persone che stanno qui dietro, per ognuno mi dai un aggettivo, vai. Agostino è inguardabile. Vabbè. Dai, lascia stare. Di serietà, dai. Scusa. Io non la facciamo più.